Inaugurata a Giulianova dalla ASL di Teramo due strutture sanitarie. La prima è stata quella del centro di salute mentale ospitato nell'ex Gualandi. La struttura territoriale in funzione nella nuova sede oramai da qualche mese, ma fino ad ora non è stata inaugurata a causa delle restrizioni legate alla pandemia. È ospitata al piano rialzato dell'edificio, mentre al pian terreno è stato trasferito da marzo scorso il centro diurno. In totale sono circa 1300 metri quadrati a cui si aggiunge un ampio giardino. È un giorno importante perché inauguriamo due strutture importantissime. Uno riguarda il nuovo centro che abbiamo aperto qui al Gualandi di salute mentale, guidato dalla dottoressa Core. La ASL di Teramo mette un altro tassello importante sul potenziamento della rete territoriale, soprattutto dei pazienti fragili, i pazienti che oggi con la pandemia sono quelli che ne hanno avuto una ricaduta peggiore a livello di sofferenza e che quindi hanno bisogno maggiormente di assistenza. Rientra nei nostri progetti, quindi la pandemia ci ha fatto scoprire che oggi la cura del paziente è importante, l'ospedale, ma è importantissimo anche il territorio, e quindi è lì che noi nel futuro andremo ad agire, potenziando tutta la rete territoriale della psichiatria e delle altre attività che la ASL svolge nel territorio. Il secondo taglio del nastro ha riguardato l'osservazione breve intensiva Covid al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova. Si tratta di 5 stanze dotate di monitor e telecamere, per cui i pazienti potranno essere controllati costantemente. Oggi è un momento storico per la nostra comunità, dopo tantissimo tempo in cui l'ospedale di Giulianova veniva preso di mira per chiusure e tagli. La ASL sta rispettando tutto quello che ci ha detto e quindi veniamo a inaugurare reparti, veniamo ad aprire, ad ammodernare la nostra struttura e a portare nuove intelligenze all'interno, perché stanno arrivando anche medici. Quindi comprendete bene che è un momento storico, perché io non ricordo negli ultimi 15 anni un'azione così incisiva per il nostro territorio da parte dell'azienda sanitaria locale, quindi c'è il direttore, non posso che ringraziarlo.